Andrea ha detto Germania, allora ragazzi, mangio un panino e poi iniziamo il video. Come trasferirsi in Germania? L'Andrea ha detto dall'oculo tedesco. Allora, parliamo un po' del discorso di come trasferirsi in Germania. Io vi voglio dire una cosa subito, ragazzi, dall'oculo tedesco, l'Andrea ha detto che la difficoltà che abbiamo oggi qui in Germania per tanti italiani, per la maggior parte degli italiani che vengono in Germania, che vogliono venire in Germania per trasferirsi, e come trasferirsi oggi, la vera difficoltà non è tanto trovare lavoro, perché la Germania è comunque un paese che, se hai voglia di lavorare, il lavoro c'è. Poi dipende dalla zona, dipende ovviamente anche dalla zona, magari non sono tutti lavori doc, magari sono lavori che ti fanno anche lavorare part time. Comunque, al di là del fatto del lavoro, che poi dipende da cosa uno sa fare, come trasferirsi in Germania, la vera difficoltà, e non è inutile che io non sto seguendo video di altri che magari fanno sulla Germania, però l'Ambrella ha detto, a questo punto di vista sulla Germania, io sono nato con i video della Germania, e quando vi dico una cosa è quella, ok? Penso di essere abbastanza conoscente di questa situazione. Ragazzi, la vera difficoltà di trasferirsi in Germania, come trasferirsi in Germania, è il loculo dove stare. Quello è il vero problema. Trovare un appartamento, trovare una sistemazione, perché oggi in Germania sono voluti venire tutti in Germania, ok? Se voi andate a intervistare le persone che sono, che ne so, che arrivano da tutto il mondo, tutti i migranti, vogliono tutti andare o in Francia o in Germania, non vogliono andare in Italia, quelli che sono sul confine polacco vogliono andare in Francia e in Germania, non vogliono andare in Italia. Quindi il problema della Germania, che c'è stata la guerra in Siria e sono arrivati 1 milione di siriani, e sono arrivati tantissimi dall'est Europa, polacchi, romeni, compagnia varia, ucraini, dappertutto, italiani, dai soliti posti continuano ad arrivare, e quindi qui c'è un'emergenza abitativa. Questo è il vero problema, ragazzi, che dobbiamo parlarne, perché altrimenti, se uno parla della Germania, vi viene qui a raccontare la rava, la fava, la storiella, ci vuole il tedesco, ci vuole quello, non ci vuole niente, ci vuole che il vero problema, che quando uno arriva in Germania, è trovare un posto dove poter stare, e questo è molto difficile, perché tu devi fare una Meldung, una iscrizione, però per averla devi avere comunque un lavoro, una busta paga, e quindi come fai? È un cane che si morde la coda, però la puoi fare se c'è un parente che comunque ti ospita, te la fa lui. Cioè, quando si arriva in Germania, quello è il vero problema. Quindi bisogna avere un appoggio o da un amico che si è già trasferito, o da un parente, o in qualche casa di hostel, ma se ne, anche lì lo sfruttano abbastanza, di lavoratori, ma non ce ne sono tante di queste situazioni. Oppure, se si è giovani, all'inizio stare in qualche casa studente, o meglio ancora, come fece, e questo è stato un colpo di genio, di questo ragazzo che poi ha fatto il corso nella mia scuola, dove io studiavo, alla Band Academy, alla sera, lui era venuto qui, laureato in lettere, c'è ancora la storia di Lorenzo che avevo fatto, che lui lavorava per mesi come ragazzo alla pari in una famiglia tedesca. Quella può essere un'altra scelta, perché intanto impari il tedesco, intanto lavori lì, intanto fai la scuola, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che voglio dire io, come trasferirsi in Germania? Ragazzi, se decidete di trasferirsi in Germania, la prima grossa difficoltà che voi trovate è la difficoltà per trovare un loculo, ok? Poi ci sono delle zone, diciamo, di forte migrazione, dove per esempio io abitavo l'ultima volta, io stavo in un quartiere fondamentalmente con pochi tedeschi e molti immigrati, dove i prezzi delle case e degli affitti non erano così esagerati, sono riuscito. E non è vero che devi, io non l'abbiamo trovato e non avevamo il lavoro, non è vero che ci vuole sempre il lavoro, ci vuole un po' di conoscenza, però sicuramente se non hai il lavoro, se non hai la merda, diventa veramente un casino. Quindi prima di venire in Germania, io dico,
veniteci se avete la possibilità concreta tramite un parente, un amico, una conoscenza, l'amica, l'amico, il cugino, non lo so, di avere il posto dove stare. Poi, seconda cosa, come trasferirsi? Come trasferirsi? Arrivate, dove fate tutte le... A livello burocratico, diciamo che qui è molto semplice, sia come aprire un conto, come fare un'iscrizione, come sistemare tutte le cose. Tanto è vero, per esempio, domani mi incontro con un amico siciliano che è sposato con una siciliana che però era nata qui in Germania. Lui lo conosco dalla vita, andremo a fare un po' di colazione visto che c'è un attimo di tempo. E lui mi disse, io sto parlando ancora di anni fa, quindi sto parlando almeno quasi 10 anni fa, mi disse: Lorenzo, io qui, è vero che mia moglie parlava tedesco, però quello che ho fatto qui di burocrazia in 2 giorni ho fatto tutto. Da me in Sicilia forse ci vuole 3 mesi, qua in 2 giorni ho fatto tutto, iscrizioni, cose, compagnia varia. Quindi da quel punto di vista tutte le varie procedure sono abbastanza semplici, perché qui la burocrazia funziona molto in Germania da questo punto di vista. Poi ovviamente ci vuole uno. Poi come trasferirsi, quindi importanza della casa, documentazione abbastanza facile. Veniamo ad un altro fattore lingua, che secondo me bisogna svegliarsi, imparare un po', e soprattutto quando si viene in Germania, dal mio punto di vista, dopo il discorso della casa, dopo tutto, bisogna avere anche una base monetaria per poter resistere 5, 6, 7 mesi, 8 mesi, nel mentre cerchi un lavoro, cerchi di inserirsi, cerchi di studiare, cerchi di fare qualcosa. Altrimenti, se si arriva in Germania, dal mio punto di vista, non conoscendo una parola di tedesco, non avendo nessun contatto, non avendo professionalità, si perde solo del grandissimo tempo e soldi. E dico a queste persone: state a casa, non venite in Germania, non fa per voi. Io purtroppo ho visto anche delle situazioni quando stavo alle Canarie, di gente che veniva, stava nell'ostello, 2 o 3 mesi, cercava lavoro con la canna in bocca e i pantaloni alla zuava, e poi dopo 3 mesi non ha trovato niente, non aveva voglia di fare, tornava a casa dicendo: ma non c'è lavoro. In Germania è uguale, ok? Siamo sempre alle solite. Se una persona è determinata, se un ragazzo, una persona, chiunque è determinato, vi ho fatto vedere storie di tutti i tipi, se andate a vedere nella mia playlist storie di italiani all'estero, ci sono dal professore, dallo scavatore, dal camionista, da quello che lavora nel panificio, da quello che lavora operaio, da quello che fa il cameriere, da quello che fa tutti i lavori possibili, da quello che faceva addirittura in una squadra di cane. Ne ho intervistati tantissime di persone qui, che comunque si sono tutte realizzate perché tutte queste persone erano determinate. La determinazione è la cosa principale per poter emergere in una società come quella tedesca, che è meritocratica, ok? Quindi quello che io vi voglio dire, come trasferirsi in Germania, vi ho spiegato, bisogna avere l'oculo, che è importante, bisogna comunque avere una base per poter resistere, economica, bisogna avere voglia, bisogna imparare anche la lingua. Se non ci sono tutta questa serie di fattori, se non c'è tutta questa serie di fattori, state a casa, perdete solo soldi, perdete solo tempo, soldi e tempo. Ma queste cose io ve le ho sempre dette, perché le ho sempre dette dall'inizio, anche quando parlavo di un discorso di stipendi, perché io ho sempre parlato di stipendi, di tedeschi, di gente che nasceva qui, faceva la scuola qui, aveva delle capacità e compagnia varia. Qui non ti regala niente nessuno, amici, non è che sono qui ad aspettare l'italiano che arriva da Reggio Calabria, che arriva da Palermo, che arriva da Napoli, che arriva da Avellino, che arriva
da Busto Arsizio, che arriva da Latina, o che arriva da Casal Monferrato, o che arriva, che ne so, da Castelfranco Veneto. Non sono qui a aspettare voi, ragazzi, perché voi, se arrivate qui, dovete capire una cosa: che avete la concorrenza di tutta la gente dell'Est Europa, che magari lavora anche di più, fa più ore, e magari anche pretendendo di me, avete la concorrenza di tutto il mondo, ok? Di tutto il mondo. Quindi non sono qui a aspettare voi in Germania, ok? Ragazzi, anzi, la cosa brutta è che anche tanti connazionali che sono qui, al posto di dare un aiuto e una mano ai nostri connazionali, come fanno tutti, come fanno gli albanesi con gli albanesi, come fanno i polacchi con i polacchi, come fanno. Purtroppo tanti italiani qui sono quelli che no, ma dai, non ce la fai di qui, sono i primi che ti demoralizzano e magari non ti danno la mano. Quindi invito i signori italiani che sono in Germania, ok, qui in Germania, di cercare di essere meno egoisti, magari dare una mano a qualche nostro connazionale, perché è troppo bello qui in Germania quando gioca l'Italia, tutti fuori con la bandiera, fratelli d'Italia, qui in Germania sono tutti fratelli d'Italia quando gioca la nazionale, però. Ma i fratelli d'Italia negli altri momenti, peggio ancora magari quando si prende qualche povero Cristo italiano, magari lo si sfrutta. Ok? Cerchiamo di essere fratelli d'Italia nella realtà, ok? Non solo a chiacchiere.